Shadow di Gucci e ben ritrovati la vostra AndrewLink91, finalmente nella prova finale per Pokémon Ultra Sole. Le parole gire su questa antica stella si leggono a malapena. Oltre questo punto inizia l'area della prova, solo chi intende affrontarla può passare oltre. Coloro che non hanno il coraggio di rifiutare Pokémon dominante che protegge questo territorio non sono degni di avanzare. La fiducia nei propri Pokémon è la chiave per il trionfo. Non si vedono capitani, ma oltre questo punto si tiene la prova. Vuoi affrontarla? Scelta! Ok, quindi praticamente questa è come la prova dello scorso Sole e Luna. Nessun capitano, ma Pokémon che ci attaccano da ogni dove. È la stessa prova tipo Drago? Ah sì, ok. E abbiamo Jangmo e le sue evoluzioni, vabbè sì, come lo scorso Sole e Luna. Però dovrebbe anche esserci la prova di Rika, perché facendo una piccola ricerca ho visto che comunque sia la prova di Rika si svolge qua, dopo questa più o meno. Forse dopo l'altare solare può essere? Mi sembra di sì, forse dopo l'altare solare. E parlo un pochino piano perché è presto, sono le 6:30 del mattino. Purtroppo mi ritrovo a registrare a orari improponibili, ma non posso fare altrimenti. Ho uno sguardo ancora più penetrante addosso, wow. Eccola, qui c'è un altro. Questa dovrebbe essere l'evoluzione a questo punto, eccolo infatti. Dunque sono Jangmo? Com'era questa l'evoluzione? Akamo, eccolo! Ah, l'ultima non mi ricordavo allora, perché Akamo me lo ricordo. Ma l'ultima non mi ricordo come si chiama. Dunque, dato che è un tipo drago lotta, dovrebbe essere. Posso andare anche con Sacro. Anche per l'ultimo. Kommoho, mi sembra si chiami l'ultimo. Purtroppo non mi ricordo per niente. Io potrei anche uscire tranquillamente. No, non posso uscire. Se prosegui ti attaccherà alle spalle. Ah, dove forse prendere il cristallo Z. Ok. Cioè, ma perché se prosegui mi attacca alle spalle? Però se non proseguo, ma prende il cristallo Z e mi attacca davanti? Sì, ok. Bello però come Pokémon, davvero bello. E poi ha anche la mossa Z peculiare lui, eh. Tutte le sue statistiche aumentano. Vediamo un po', tutte quante del doppio? No. Però vabbè. Proviamo con l'attacco d'ala, vediamo quanto gli tolgo. Oh, tuono pugno! Ottimo, bravo, bravo. Chiama l'alleato. Ma Scizor, davvero? Oh, ok. Scizor che va di pugno scarica? Penso di sì, No. Niente pugno scarica per Scizor. Allora, vediamo un po' un attimino la situazione com'è. Potrei io fare fuori Scizor prima, però forbice X. Quindi se io mandassi Leopop e facessi fuori combo. Mandiamo un po' un attimo. Mandiamo Leopop. E faccio canto effimero, però come mossa Z, perché canto effimero attacca tutti, attacca. Però se lo faccio come mossa Z, no. Vediamo un po' un attimo una cosa. 195 di potenza. Vabbè, devo comunque sia vincere, quindi attacco comodo. Veleno in puntura. Aia. Pure avvelenato. Oh, però sono più veloce di Scizor, stranamente. Però è ottimo, almeno combo dovrebbe andare KO con questa mossa Z. Non dovrebbe avere problemi. No? Wow. Ora ho davvero paura.
Io adesso ho paura però. Cioè, Diopop ha un grande attacco speciale. Mo' ho seriamente paura. Vado di tossina su Commo, perché almeno va veleno almeno. Dunque sì, sarò scoperto che a pugno scarica perché me l'ha usato contro Primarina. Quindi se dovessi sopravvivere per pura fortuna. Inseguimento. Lui mi farebbe pugno scarica ora. Quindi o mi diverto a fregarli un pochettino con iperpozione nel caso non vada di pugno scarica, anche se sarebbe alquanto logico andare di pugno scarica. Ti prego, fallo perché se no non la smetto più di dirlo. No, non l'ha fatto. Uilla, brutto colpo. Ma va bene, va bene. Sto abbastanza tranquillo, sinceramente. Non mi sento preoccupato. Velocità 88, quindi sono comunque più veloce di Scizor. Perché Diopop è ancora più lento di Mankey. Quindi, zuffa. Per cercare di fargli quanti più danni possibile. Commo non dovrebbe mandarmi KO. Giusto, Commo? Pugno scarica, maledetto pezzente. Mo' sicuro che mi manda KO. Non mi ha fatto nulla! Che bello! Ok. No. Un'altra pugno scarica non. Cioè, resisto a pugno scarica? Ok, Commo è andato. È fatta, ragazzi, ho vinto. Sì, bisogna giocare anche un po' d'astuzia, per quello ho fatto la tossina, per evitare appunto di ritrovarmi con Commo. Ancora a salute alta. Eccolo qua. È andata. Beh, più facile del previsto. Pensavo peggio. Pensavo davvero peggio. Ah, la vera difficoltà sarà contro Necrozma. Ma non pensiamoci per il momento. Continuiamo ad andare. Hai sconfitto il combo dominante. È fatta, ci siamo. Quindi l'ultima prova è contro Rika a questo punto. Mi ricordo di averla affrontata, ma non mi ricordo cosa usa, tipo folletto forse. Perfetto, quindi usciamo e dovrei essere a vita proprio non piena. Forse mi ricarica Lidia. Ci spero. Andrea! Si dice che quella del canyon sia stata la prima prova istituita per il giro delle isole. E tu sei riuscito a superarla. Bravo, non ti smentisci mai, Andrea. Hai completato la settima prova del giro delle isole, ti faccio i miei complimenti. Hai saputo affrontare ogni difficoltà superando i tuoi limiti, sei un allenatore eccezionale. E anche tu, Licaro, che hai fatto la tua parte, lascia che ti rimetta in sesto. Brava Lidia. Guardandovi, ho la netta sensazione che andrà tutto bene. Anzi, ne sono sicura. Sì, se suoneremo insieme frato lunare e frato solare, andremo Andrea. Quindi dovrei essere tutti quanti Pokémon carichi. Non indugiamo oltre. E saliamo sull'altare solare. C'è niente ai lati? No. Non deviamo allora dalla vetta. Riesco a percepire tutta l'energia del sole. Nebulino, perdonami, ma prima di farti tornare alla tua forma originale, devo trovare mia madre. Devo parlarle, devo dire tutto ciò che sento. Dobbiamo assolutamente essere uniti per poter affrontare Necrozma.
il frato lunare. Mi sembra così innaturale tenerlo in mano. Credo che sarei in grado di suonarlo. Ok, Lilia. Andrea, tu devi andare dall'altra parte. Beh, mi era quasi chiaro, eh. Ok. Posizioniamoci. Vuoi suonare il flauto solare? Beh, certo. Wow, molto meglio di quanto mi ricordassi, davvero stupendo. Nebulino, meno male, stai bene? Mi hai fatto prendere lo spavento a volartene via così all'improvviso. Temevo che ti saresti fatto male. Quindi sono dei floati a potere di farti evolvere in un Pokémon leggendario, e questo è lo scopo del rito. Chi poteva immaginarlo? In nessuno dei libri che ho letto si parlava di una cosa del genere. Solgaleo. Cioè, Nebulino. Co cosa? Deciditi. Non dovrebbe essere Nebulino, cioè Solgaleo? Come faceva a conoscere che si chiama Solgaleo? Vabbè, ad ogni modo. Io devo andare da mia madre, capisco che voglia proteggere Alola, ma non può andare ad affrontare Necrozma da sola. Ora potrò raggiungere mia madre. Guzman, ma cosa? Mamma! Scappate, oh mio Dio. Quella creatura è mostruosa. Se poteste vedere la mia faccia in questo momento. Mamma! Necrozma si è svegliato. Appena aperto gli occhi si è lanciato ciecamente all'attacco. Ora è troppo tardi, nessuno lo può fermare. Scappa, Lilia, mettiti in salvo, non c'è niente che tu possa fare. Ci penserò io a proteggerla. Provo.
Ho uno strano presentimento. Quella nuova. Cos'è questa strana creatura? How, pensaci tu. Conto su di te. Oh, perché sei qui? Per adempiere al dovere di Pokémon protettore o per fare una bella lotta? Questo evento non riguarda solo Mele Mele. Cari amici, le altre isole sono nelle vostre mani. E infatti i Pokémon protettori stanno andando. Ma ci picchia però. Oh, Buzzwole. Porca miseria! Gazlord addirittura! Mamma mia! Ma quindi io ne... cioè, questo ora, in teoria ora questo dovrebbe essere... contro Necroz, ma che era del Vespro. Ecco, e infatti. Ma posso catturarlo, posso batterlo, cosa devo fargli? Non so neanche che tipo è. Ma non lo so. Dovrebbe essere buio Necrozma, però lui è acciaio. Il Solgaleo è acciaio psico. Provo con inseguimento. Bene, dovrebbe essere ancora acciaio psico. Mattindoro. Ripicca, provo con ripicca. È molto più forte. Astrocarica. Mio Dio. Ok, un'altra volta ripicca. Dovrei farlo fuori in teoria ora. No, di poco. Vabbè. Ma comunque sia, col prossimo Pokémon va KO. Astrocarica è un attacco molto forte. Però se Zacro ha resistito con 48 PS, posso mandare tranquillamente Leopop e rivitalizzare, appunto. Ma posso catturarlo oppure no? Ci provo. Ah, ok. Allora niente, non posso catturarlo, rivitalizzo un attimo Zacro e poi attacco. Ah, beh, insomma, non ha fatto poco, eh. Ha fatto il suo dannino. Ah, ecco, Mattindoro. Merda. Evitiamo. È forte Mattindoro, accidenti. Per evitare, andiamo un po' con Sinfonia del Mare, perché è capace di fare... Ah, fa un'astrocarica. Va bene, ho preferito evitare, perché se facevo Mattindoro era inutile. Si ricarica molto più di quanto io riesco a toglierli con Mandiamo lei che è più veloce, Ramona, almeno posso farlo fuori. Accidenti però. Che seccatura. Quindi in teoria, anche se Necrozma si fonde, il tipo che diventa Necrozma è il tipo del Pokémon con cui si è fuso. In questo caso Solgaleo, psicoacciaio. Ottimo. Questo non lo sapevo. Pensavo diventasse il tipo di Necrozma. E parte del tipo dell'altro Pokémon.
Necroz mi ha rubato anche la luce di Alola. Ormai è solo questione di tempo. Presto tutta la regione cadrà nell'oscurità più totale. Amavo la luce di Alola, così calda e bella. E adesso cosa facciamo? Necrozma sembrava così sofferente, come se stesse disperatamente cercando qualcosa. Sei così premurosa, ti preoccupi persino per Necrozma. Ma in fondo sei sempre stata così, troppo gentile, dal cuore tenero. È per questo che hai portato via Cosmog, non è vero, mia piccola Lilia, piccola e ingenua. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, ci sarà il vostro Pokémon leggendario per viaggiare tra i mondi, come fate voi. Non credo che lei si renda conto di cosa ci sta chiedendo. Darus, non c'è tempo per discussioni. Ho notato una cosa molto interessante durante la lotta di poco fa. Necrozma sembrava interessato al tuo braccialetto, come lo chiamate, il tuo Super Cerchio Z. Voleva rubare Cristalli Z? In effetti Andrea ha un gran numero di Cristalli Z che ha ottenuto durante il suo giro delle isole. Già, e ne ha molti più dei capitani e dei Gauna che hanno solo quelli di un tipo. Ma certo, i Cristalli Z! Ascolta, tu sei riuscito a evocare sul Galeo. Sarai di certo in grado di viaggiare con Lunala. È l'unico modo per raggiungere il mondo in cui si trova Necroz, ma te la senti? In fondo non è molto diverso da poche passaggio che usate voi all'Oliani. Nel nostro caso si tratta di un ultraviaggio dimensionale. Per raggiungere il mondo in cui si trova Necroz, ma devi entrare nel passaggio dimensionale bianco. Se entri in un passaggio diverso, ti ritroverai in altri mondi. Forse tu riuscirai a salvare Necroz, ma... E quindi cosa devo fare? Ok. Sei pronto? Ricordati, devi cercare passaggio dimensionale bianco. Allora salta in groppa a Lunala. Ok, si parte. Quindi ora salto in groppa a Lunala. Oh mio Dio, cosa è diventato? Forza Lunala, oh mio Dio. Sali in grappa Lunala e parti per un ultraviaggio dimensionale. Usa il sensore per controllare. Oh mio Dio, no. Se il sensore di rotazione non è calibrato bene, potresti non riuscire a spostarti correttamente. Per calibrarlo, raddrizza la console e premi il pulsante A. Devo per forza usare il sensore di movimento. Possono essere quattro tipi e hanno un aspetto diverso a seconda della rarità. Nei passaggi più lontani e rari potresti incontrare Pokémon difficili da trovare. Accumula più energia possibile e cerca di entrare nei passaggi dimensionali più lontani. Voglio fare una prova, voglio vedere se posso provare anche con l'analog, perché sennò davvero il sensore di movimento per me è una chiavica. No, devo per forza usare il sensore di movimento. Ok, ci siamo quasi. È una bella sfida perché l'ho sempre odiato il sensore di movimento. Infatti non lo uso per niente. Nei giochi in cui si deve usare cerco di evitarlo il più possibile. Forse non dovevo entrare in questo. È raggiunto un luogo distante 639 anni luce. In questo mondo non sembra esserci traccia di Necrozma. Ultramondo ignoto. Salvo per sicurezza, non vorrei sbagliarmi e incontrare un Pokémon difficile da affrontare. Tu saresti? Ah, ma diciamo. Ah. Beh, si incontrano Pokémon interessanti, devo ammettere. Al 60 preferisco evitare. Ok, però comunque sia è sempre un corridoio, ma so per certo che in altri luoghi dove si trovano Pokémon comunque sia leggendari è sì un corridoio, ma
leggermente diverso. È quello giusto? Sì, è quello giusto. Meno male. Ultra megalopoli. Benvenuto a Loliano. Io sono Mirin e faccio parte dell'Ultrapattuglia. Il prossimo è tornato dal vostro mondo e sta riposando in cima alla torre che c'è dietro di me. Non vedete nessuno in giro perché si sono rifugiati nelle proprie case temendo che perdesse di nuovo il controllo. Nessuno si è dimenticato di cosa è successo quando è venuta Samina. Oh, e così tu saresti un Aloliano? Peccato che adesso non ci sia tempo per un approfondimento su di te. Il mio nome è Siron e sono il comandante dell'Ultrapattuglia. Stando ai nostri rilevamenti, ora che Necrozma è ritornato in possesso della luce, sembra che stia riacquisendo la sua potenza originale. Ma il suo corpo è incompleto e nel suo stato attuale non riesce a controllare appieno la luce. Sembra proprio che non ci sia fine alle sue sofferenze. Con la sua della scienza siamo riusciti a placare Necrozma. La nostra tecnologia avanzata ci ha permesso di creare luce artificiale per continuare a vivere. Ma per lunghi anni sia noi che Necrozma siamo stati costretti a vivere in un mondo di oscurità. Ti prego, ferma Necrozma. Troverai l'ultimo piano della torre megalopoli che vedi alle mie spalle. Beh... Ok, ma... Io direi che... Forse è meglio affrontarlo nel prossimo episodio, che dite? Io decido di interromperlo qui così almeno posso riordinare un attimino le idee per sconfiggere Necrozma al meglio, combattere al meglio nel prossimo episodio. Quindi Cuggio, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e Instagram e domani alle 14 lotta contro Necrozma per ristabilire la pace su Dialola. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo domani. Bye bye!